Siamo qui con il dottor Fabrizio Chiodo, che ha collaborato alla realizzazione del vaccino Soberana a Cuba. Dottor Chiodo, c'è stata una sperimentazione che ha visto coinvolto Torino e L'Avana, sul Soberana Plus, che è un booster, cioè una dose di rinforzo per chi è già stato vaccinato. Attualmente in Italia, è possibile essere vaccinati col Soberana oppure la questione, è semplicemente stata uno studio e quindi in questo momento non è possibile farsi vaccinare col Soberana? Tra le tante barriere socio-politiche, economiche e scientifiche che stiamo cercando di rompere, ci sono quelle di natura regolatoria. Per questo motivo, una delle cose più importanti che abbiamo fatto fino ad ora è stato uno studio clinico osservazionale dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino e l'Istituto di Vaccini Finlay di Cuba, dove 30 volontari italiani vaccinati con vaccini autorizzati da EMA hanno viaggiato a Cuba, fatto la dose di rinforzo Boost col vaccino Soberana Plus, un vaccino disegnato e pensato unico al mondo per la popolazione convalescente, poi utilizzato successivamente anche con successo in schemi eterologhi di vaccinazione, anche su vaccini non a piattaforma proteica come quelli cubani. Questi 30 italiani sono poi ritornati in Italia, dove a Torino, a 28 giorni dalla vaccinazione, è stato prelevato il siero e sono state fatte le analisi quali quantitative su questi anticorpi. Lo studio è stato molto importante da un punto di vista scientifico e da un punto di vista politico e diplomatico. È uno dei primi passi che occorrono per far sì che in qualche modo si possa iniziare un percorso che potrà in qualche modo portare a fare degli studi clinici anche in Italia in futuro. È un qualcosa su cui stiamo lavorando. Grazie.